Eccoci qua. Allora, benvenuti. Adesso non avrete un'immagine mia, ma avrete l'immagine del mio desktop. E, è una cosa nuova, ma vi servirà anche questa lezione per imparare ad utilizzare meglio il foglio Word e magari inserirci anche degli oggetti matematici, come ad esempio delle figure geometriche e anche delle frazioni. Io ho scelto un problema, ho tratto ispirazione da un problema preso a pagina 84, il numero 7, l'ho leggermente cambiato per farvi capire l'importanza dei collegamenti. Poi magari risolveremo nella successiva trasmissione il problema 7, che richiede una conoscenza in più. Allora andiamo per ordine, intanto scriverò il testo e poi divideremo in sequenze. Un rettangolo ha l'altezza pari a 15 centimetri. È l'altezza è 3 quinti. Allora qui impariamo che inserendo l'oggetto formula possiamo scrivere 3 quinti. Apparirà questa schermata cliccando sull'operazione di divisione. Qui possiamo andare a scrivere il 3 e qui il 5. È un nuovo modo per imparare a scrivere le frazioni anche su Word. Ok, e quindi l'altezza è base. Ok. Il di 1 para l'elogrammo avente i due lati congruenti alle dimensioni del rettangolo. Ok, prima fase, dividere in sequenze e man mano inserire gli oggetti. Un rettangolo per me già è una sequenza dal punto di vista matematico, perché vi sta dicendo che dovete disegnare un rettangolo. Quindi andiamo a prendere rettangolo come figura geometrica. Possiamo anche farlo trasparente, magari. Vediamo un attimo. Dovrebbe funzionare. Quindi trasparente al bordo blu e abbiamo il nostro rettangolo. Qui spostandoci a destra andiamo a scrivere i dati man mano che la nostra divisione in sequenze procederà. Un rettangolo, ok, l'ho disegnato. Ha l'altezza pari a 15 centimetri. Un'altra sequenza. Mi dà un'altra informazione. Altezza uguale 15 centimetri. E l'altezza è 3 quinti della base. C'è anche un punto. A maggior ragione, questa è un'altra sequenza che mi dà informazioni per inserire dei dati in più. Quindi, come si scrive? Scrive altezza H uguale 3 quinti, faccio copia per evitare di ripetere la procedura e incollo poi 3 quinti della base. Quindi significa 3 quinti il per lo faccio con asterisco per base. Poi calcola il
perimetro di un parallelogrammo. Ok, dovrei disegnare un parallelogrammo, ma soprattutto devo inserire nei miei dati, anzi, facciamo le cose per bene, dovrei inserire nelle mie incognite, io di solito ve lo faccio inserire nei dati col punto interrogativo, però in realtà le domande col punto interrogativo prendono il nome di incognite, e dovrei scrivere perimetro del parallelogrammo, quindi scriverò 2P tra parentesi parallelogrammo e da trovare punto interrogativo. Imparate questo nuovo l'incognite, no? Tutto ciò che si deve scoprire. I dati invece rappresentano cose certe. Calcola il perimetro di un parallelogrammo. Ho bisogno di disegnarlo. Forme base potrebbe esserci il nostro parallelogrammo. Parallelogrammo o parallelogramma. Nel libro ho detto parallelogrammo. Eccolo qua. Cos'ha questo parallelogrammo? Avente i due lati congruenti alle dimensioni del rettangolo. È una frase importante, merita di essere riletta, perché in questa frase c'è un collegamento tra il parallelogrammo e il rettangolo. La parola avente è participio presente e si riferisce, significa che ha, quindi il parallelogrammo che ha, che cosa? I due lati, i lati del parallelogrammo sono questi diversi, no? Uno è il lato orizzontale e l'altro è il lato obliquo. Ha questi due lati congruenti, quindi uguali, alle dimensioni del rettangolo. Ora, le dimensioni del rettangolo non sono altro che la base, ok, la base e l'altezza. Che significa? Che la base del parallelogramma del rettangolo probabilmente non è altro, vediamo se riesco a usare, ecco, voglio fare una freccia, no? La base del rettangolo non è altro che la base del parallelogramma. L'altezza del rettangolo, invece, equivale al lato obliquo. Scusate un attimo, spostato, riprendiamo e proviamo a fare la freccia. Ok. Allora, questi sono dei dati, cioè sono cose che sappiamo. Sappiamo che altezza rettangolo uguale lato obliquo parallelogramma. E inoltre sappiamo che la base del rettangolo è uguale alla base del parallelogrammo. Ok, è un problema con le frazioni. Possiamo anche risolverlo, svolgerlo utilizzando i segmenti. Nel nostro svolgimento quindi andremo a rappresentare l'altezza, che se osserviamo nella frazione è legata al numero 3, al numeratore della frazione. Altezza, andiamo a fare tre segmenti, 1, 2 e 3, mentre la base è legata
al valore 5, quindi è il denominatore della frazione, quindi la base sarà di 5 segmenti. Ok, altezza di 3 segmenti, base di 5. Cosa sappiamo ancora? Sappiamo che l'altezza vale 15. Quindi questi 3 segmenti totalmente valgono 15. Ne segue, freccia, eccola qua, freccia, ne segue, che se volessi trovare il valore di un segmento, basta fare una semplice operazione, cioè il totale, 15, diviso 3, perché sono tutti uguali, 15 diviso 3, fa 5. Ogni segmento vale 5, quindi 5 più 5 più 5 e fa 15. Ma anche i segmenti della base sono uguali a quelli dell'altezza, perché nella frazione la relazione è un rapporto, quindi mette in comunicazione sia l'altezza che la base, devono avere i segmenti uguali. Anche questi segmentini valgono 5, quindi 5 più 5 più 5 più 5 più 5, ovvero, se vogliamo, freccia, 5 per 5. 5 sono i segmentini e 5 vale ogni segmentino, 25. Ok, abbiamo trovato la base. Il perimetro del parallelogrammo? Molto semplice. Lato obliquo più lato obliquo, perché sono uguali i lati obliqui, più base, più base. Le basi sono parallele. In altri termini, potrei anche scrivere due volte il lato obliquo più due volte la base. Significa 2 per si sottintende. Beh, allora la base abbiamo detto che è uguale, quindi 25. 2, facciamo prima il lato obliquo. Il lato obliquo è uguale all'altezza. L'altezza vale 15. Qui se spostiamo meglio il disegno, ecco. Mettiamo la freccia nel punto giusto. Allora, l'altezza vale 15, ma l'altezza è congruente al lato obliquo, quindi il lato obliquo vale 15. Ne abbiamo 2, andiamo a scrivere 2 per 15 più 2 per la base, vale 25, 2 per 25. Ok, 2 per 15 fa 30, più 2 per 25... 25 euro più 25 euro, 50 euro, 80 centimetri, perché il perimetro, la somma di tutti i lati. E ci siamo, questo è il primo video, quindi abbiamo fatto una spiegazione, diciamo, accurata, sia della divisione in sequenze, sia del rapporto con le frazioni. Alla prossima!